Ed eccoci qua, bentrovati a tutti in questo nuovo video, amici e amiche di YouTube e di Facebook. Io sono Luce, cartomante carte napoletane. Allora, inizio questo video come promesso, appunto per il giorno di San Valentino. Non ho ancora preparato i mazzetti, lo facciamo insieme. Quindi, per il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2020, con chi lo passerete? Naturalmente è un video adatto sia per gli uomini che per le donne, è un video adatto sia se siete single, sia se siete in coppia o se magari avete litigato. Non lo so, in qualsiasi vostra situazione potete provare un po' a vedere se vi trovate nel mazzetto che poi vi farò scegliere. Allora, io inizierò a preparare i miei tre mazzetti. E poi andiamo a svelare i responsi. Naturalmente, se volete, potete tagliare questo momento e andare avanti quando ho già preparato tutto. Ok? Allora, il giorno di San Valentino. Vediamo un pochino. Per il giorno di San Valentino, le persone che guarderanno questo video, con chi passeranno la giornata di San Valentino e come andrà. Vediamo un po'. Ok, poi prepariamo il secondo mazzetto, vediamo un po'. Secondo mazzetto, le persone che guarderanno questo video, per chi sceglierà il secondo mazzetto, vediamo un po' con chi passeranno il giorno di San Valentino, cosa succederà, come andrà questa giornata. Vediamo un po'. San Valentino, per chi sceglierà il secondo mazzetto. C'era lui già prima, questo uomo di denari. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, e poi vado a prendere ancora questo. E andiamo a vedere la stessa cosa, quindi il giorno di San Valentino, che cosa succederà per le persone che sceglieranno il terzo mazzetto. Vediamo un po', il giorno di San Valentino, con chi lo passeranno, cosa succederà? Vediamo un po', San Valentino. Allora, mi sento un po' tipo quelli al casinò che danno le carte, no? Così. Allora, rosso, grigio e giallo. Vi faccio scegliere il mazzetto che più vi chiama. E intanto voglio anche aggiungere qui una carta di messaggio da queste carte degli angeli. Ne metterò una per ogni mazzetto. Eccola lì. Allora, 1, 2 e 3, un consiglio diciamo da dare a voi. Allora, iniziamo subito con il mazzettino 1, quindi con la rosa, ok? Vediamo subito quello che possiamo dire. Allora, giorno di San Valentino, primo mazzetto. Forse voi festeggiate San Faustino, non San Valentino. Vediamo un po'.
Secondo me aspettate proprio San Faustino, cioè il giorno dopo. Io qua è come se quello che vedo è un progetto di rottura, quindi nel senso o avete in mente e aspettate che questo giorno passi, o la vostra coppia non è felice, nel senso che non avete ancora magari trovato la persona giusta, forse la persona in questione potrebbe. Io sinceramente qua ci vedo più una situazione di rottura, ok? Ci sono anche persone, come potete vedere qui nella stesa. Io vi dico la seconda ipotesi, che secondo me però è meno probabile. Qua mi esce, come dire, un silenzio, quindi niente di organizzato, o comunque una persona che potrebbe magari lavorare, ma io credo che qua i casi siano proprio pochi. Magari un qualcuno, vedete, qua abbiamo l'uomo in divisa, l'uomo di spade. Potrebbe magari essere che state con una persona che ad esempio fa l'infermiera in ospedale e quindi proprio la sera di San Valentino lavora, o potrebbe anche fare il poliziotto, il carabiniere e avere il turno serale. Per qualcuno potrebbe essere una situazione del genere, però sinceramente io qua ci vedo un po' di battibecchi, un po' di problemi. Non credo che sia proprio questa la situazione al 99% per tutti. Mi esce proprio, come dire, un'attesa e un progetto che passi questa festa. Io poi qua ho persone, ho anche questa donna di bastoni che sinceramente potrebbe farmi pensare a una serata che potreste passare con gli amici, o la persona che, diciamo, tra virgolette, si è allontanata da voi abbia effettivamente poi un'altra frequentazione, quindi un'altra magari compagna ufficiale, diciamo, ok? Io, vedete, voi guardate proprio verso destra, quindi verso il futuro. Io credo che voi stiate aspettando il giorno dopo, detto proprio molto sinceramente. Vediamo un po' quello che ci dicono le carte degli angeli. Hai il potere, usa le tue capacità per superare questo momento, puoi farcela. Quindi io direi che combacia proprio con quello che abbiamo un po' detto, sinceramente. Come dire, aspetto che questa festa finisca. Probabilmente fingo anche la felicità, non parlo di una sofferenza che in fondo al mio cuore invece ho. Questo è. Io sinceramente qua ci vedo proprio un allontanamento da questo uomo. Potrebbe essere anche un uomo che magari non ha fatto una scelta, o ha fatto un'altra scelta che non siete voi. Io qua credo che possiate passarlo con gli amici o con i vostri figli, se avete figli. Comunque, diciamo, questa è la situazione che mi si palesa in questo primo mazzetto, ok? Fatemi sapere poi sotto nei commenti se vi trovate, e vi mando un abbraccio e vi auguro un buon San Valentino io. Adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere la nostra rosa grigia, secondo mazzetto. Vediamo un po'. Allora, anche qua, che cos'è? Ai ai ai. Allora, qui sinceramente anche una situazione dove non. Anche qui abbiamo un'altra donna di bastoni, quindi sinceramente anche qui c'è una rivale.
Anche qui, diciamo, a differenza dell'altro mazzetto, io credo che abbiate a che fare con una persona un pochino furba, sinceramente, un pochino scaltra e anche ambigua, nel senso, qua mi esce una persona che non si vuole, impegnare. Qua abbiamo anche la carta proprio del dono, del regalo, quindi potreste ricevere magari un qualcosa. E provare anche sinceramente, o voi avete fatto un dono, un regalo, e vicino a questa carta del dono, del regalo, c'è proprio la carta del disgusto, del pentimento, come dire, ma perché magari io ho dato tutte queste cose a questa persona che poi alla fine comunque non meritava, sinceramente. Io sì, probabilmente avete fatto magari anche. Magari avete fatto un regalo costoso o questa persona vi farà un regalo costoso. Non credo che vi porti a cena, non credo. Io qua sinceramente non ho carte che mi parlano di cene. Potreste venire a sapere, aspettare un messaggio e venire a sapere che questa persona magari si è visto con un'altra, sinceramente. O passi questo giorno con un'altra, vedere magari. Sui social, vedete, abbiamo proprio la carta del guardare l'altra donna. Questo è quello che mi esce qui. E pensate, no, pensate di, si vedono male le carte, comunque pensate di cercare qualche notizia, di avere qualche notizia. Quindi io sinceramente qua, vi vedo anche un pochino arrabbiate, un pochino afflitte, sinceramente. È come se questo amore lo provate solo voi, vedete? Probabilmente potrebbe anche essere una situazione dove voi bastate a voi stesse. Amore per la solitudine, come dire, io comunque mi sento completa così. Come dire, per stare con una persona che magari in passato avete già fatto tanto, avete donato tanto. E adesso avete detto basta, io non dono più niente se poi non è una cosa reciproca. Quindi io credo che però un qualcosa, diciamo un pensiero o un guardare magari sui social, che ne so, su WhatsApp piuttosto che su Facebook, su Instagram, guardare. A me qui non esce l'uomo. A me sinceramente esce questa donna di bastoni che è comunque una rivale. Quindi credo che potrebbe essere la situazione, come dire, se non trovo proprio quello che mi merita, io me ne sto proprio da sola, magari non sto a spendere altra energia e altro denaro come ho fatto magari in passato per poi avere una situazione superficiale. Quindi amo me stessa. Diciamo che qua, diciamo, il vostro progetto per il futuro è proprio quello di essere uniche. Probabilmente potrebbe essere una situazione dove la persona che vi interessa è già accompagnata o non è molto chiara o non si vuole impegnare, ma io credo che sia già accompagnata. E quindi preferite o amare voi stesse nel senso di stare da sole o comunque decidere di voler essere messe giustamente sul trono. Quindi io sono la tua compagna, la festa di San Valentino la passiamo assieme. Se questo non è possibile, probabilmente io non mi muovo, chiudo, non. C'è questo guardare quest'altra donna che purtroppo mi fa capire che non siete proprio così indifferenti alla situazione, però io credo che voi vi aspettiate anche un qualcosa di scritto. Io qua vedo l'attesa del messaggio, sinceramente. Cercate di, oserei dire, di farvi rispettare di più. Vediamo un pochino la carta degli angeli. Autunno. In autunno ogni cosa giunge a maturazione e puoi fare un meraviglioso raccolto di ricchezza e di abbondanza. Qui ci parla dell'autunno, ragazze. Quindi tempo ancora un pochino ne deve passare.
Fatemi sapere sotto nei commenti qual è la vostra situazione. Credo che comunque sia questa, nel senso che voi andate un po' a spulciare sui social e andate un pochino appunto a forse, come dire, accertarvi, ecco, che magari questa persona a cui avete pensato sia poi veramente in compagnia quest'altra donna. E ahimè, io credo che voi lo vediate. Uno stato su WhatsApp, comunque una situazione del genere. Io credo che il miglior regalo non è materiale, ma è il rispetto. Quindi, anche se qua abbiamo la carta del dono, io fatemi sapere se arriverà questo dono e vi mando un abbraccio. Diciamo, non è una stesa che mi è piaciuta tanto, diciamo, non è stata una situazione che mi è piaciuta tanto, ok? Però purtroppo questa è uscita e questa io vi ho illustrato. Vi mando un abbraccio, anche a voi auguri di buon San Valentino e adesso vado avanti con la rosellina gialla terzo mazzetto, sperando di trovare una situazione un po' più... Vediamo. Allora, un attimo. Non c'è mio, lei non tira molla. No, qua è già una situazione diversa, nel senso che c'è un qualcosa che è andato avanti, quindi comunque diciamo che c'è stata una rottura. Abbiamo sempre questa rivale, diciamo, quest'altra donna, la presenza di quest'altra donna qua. Però diciamo con quest'altra donna qui, che comunque nel vostro pensiero la rottura c'è stata, quindi comunque probabilmente diciamo che... Potrebbe trattarsi di una situazione dove c'è stato magari un battibecco, un litigio, un allontanamento, però voi cercate e pensate di migliorare un po', la situazione in qualche modo. È come se si facesse finta di niente qua, è come se si cercasse di decidere di non discutere più, decidere di non parlare, sì, decidere di non parlare, però appunto qui ci sono anche altre persone, altri personaggi e non vedo lui. Come mai? Vediamo un po' un attimo, voglio capire un attimo se siete in coppia o meno, perché questo terzo mazzetto non mi è chiaro. O siete ancora indecise? Probabilmente potrebbe anche essere che siete confuse, vedete? Potrebbe essere che siete molto confuse se stare da sola o se accettare magari l'invito di un amico, di un qualcuno. Io credo che sia questo. Sì. Cercare di passare una serata forse anche per fare ingelosire la persona con cui avete avuto questo battibecco. Voglio capire lui dov'è però. Vediamo un po' dov'è questo uomo di denari, perché qua io non lo vedo. Dov'è l'uomo di denari? Questo terzo mazzetto, cos'è successo? Si aspetta un messaggino. Ah, beh, dai, sì. Lui vi osserva con amore. Vediamo un po'. Probabilmente qua fate pace allora. Vediamo. Sì, un messaggio di gentilezza. Oh, finalmente. Una situazione un po' migliore perché... Allora, un messaggio di gentilezza. Abbiamo anche il regalino, la carta comunque della passione. Diciamo che secondo me avete vissuto
un allontanamento, un problema, magari un litigio dovuto ad altre persone, ma la stesa mi si conclude bene. Io ho voluto approfondire, andare avanti un attimino con le carte perché dicevo, possibile che tre risposte, tutte e tre risposte, una tragedia. Invece qui no, qua diciamo che vedete, vi faccio vedere questa ultima riga, cerco di metterla un po' bene. C'è lui che è qua, che comunque è anche come voi un po' sofferente, vedete che è capovolto anche lui. Qua abbiamo comunque la carta della coppia, la carta del silenzio e la carta che ci fa capire che questo allontanamento non gli piace, come non piace a voi e di conseguenza non gli piacciono nemmeno i problemi, ok? Quindi io credo che ci sarà, come potete vedere da queste due carte qui, comunque un messaggio, un invito, un regalo o comunque semplicemente un far pace, magari uno stare assieme, ok? Quindi devo dire che il terzo mazzetto si apre con un po' di casotto, ma comunque per il giorno di San Valentino posso dire che ci sarà comunque una riconciliazione, una pace fatta, una situazione migliore. Diciamo che se avete comunque avuto un battibecco o un problema, qui le carte mi confermano che ci sarà proprio l'invito, ci sarà questa persona comunque che vi osserva e vi guarda con amore, vedete? Ok? Quindi il terzo mazzetto è un mazzetto positivo. Andiamo a vedere anche per voi la carta degli angeli, una nuova casa, cambiare casa è un passo nella direzione giusta. Questa è la carta degli angeli per voi. Fatemi sapere perché secondo me qui si tratta di una situazione che probabilmente va avanti da tempo in questo terzo mazzetto qui, non lo so, magari anche visto la carta degli angeli, appunto, magari c'è un divorzio di mezzo, una situazione un po' tosta, però secondo me comunque si conclude bene, appunto, come abbiamo visto insieme, ok? Si conclude bene e credo che farete la vostra cena, comunque chiarirete, farete la pace, va bene? Ci sarà anche un regalino, credo. Fatemi sapere. Io vi mando un abbraccio, vi ringrazio sempre di cuore a tutti perché devo dire che il canale è sempre veramente in crescendo. Poi magari quando arriveremo a 10.000 andremo a fare una sorpresa e un regalo a tutti voi da parte mia. E ci aggiorniamo, ci vediamo comunque sempre nella community e ci vediamo anche comunque sempre su Facebook. Grazie a tutti, Luce.